Gentili telespettatori, buona giornata. Beh, finalmente qualcuno gli ha detto a Scanzi quello che doveva essergli detto. Siamo a 8 e mezzo il 17 maggio, 8 e mezzo per trasmissione sulla 7 condotta da Lilli Gruber. Bene, e qui nella puntata del 17 di maggio c'è Scanzi e anche un imprenditore. Parlano di tutto, ovviamente in maniera abbastanza animata. A un certo punto, visto che parlavano di tutto, questo l'imprenditore gli dice: signor Scanzi, io qualcosa la capisco. Capisco che lei non si è abituato a fare le file. E l'altro gli risponde: ma lei chi è? Ma chi è? Ma come osa permettersi? Chi cavolo è lei per dire a Crisanti e Galli di non andare in TV? No. Scanzi non ha risposto. Lei è abituato a saltare le file, non ha risposto. Vi ricordate che aveva fatto di tutto ed era riuscito a farsi vaccinare saltando la fila, Scanzi. Per 2 settimane, 3 settimane, un mese non l'hanno più invitato a Carta Bianca con la Berlinguer né con Lilli Gruber, adesso è ritornato, no? Scurdammo suo passato, come dicono in Sicilia, no? Vabbè, insomma, no? Pensando che la gente non si ricorda più, ma ormai Scanzi se lo ricordano tutti come quello che ha saltato la fila telefonando: ma le hanno parlato della mia situazione, sono pronto, chiamatemi. Vabbè, ce la ricordiamo tutti questa storia ormai. Si è fatto segnare da solo, viene ricordato per il saltafila ormai, più che l'anti-Salvini il saltafila. Passando a Giorgia Meloni, dice: ma quale coprifuoco alle 23? Dice: beh, è da cancellare subito, no? L'Italia attende la cancellazione di questo coprifuoco che invece è stato posticipato dalle 22 alle 23. Già da domani mattina e poi dal 1° giugno verrà spostato a mezzanotte, poi verrà cancellato. La novità è anche che nelle regioni bianche, di colore bianco, cioè quelle regioni che hanno un rischio bassissimo di trasmissione, il coprifuoco verrà cancellato. Poi se la regione da bianco diventa di nuovo gialla, verrà ripristinato. Insomma, poi questo è quello che ha deciso la cabina di regia, dove dicono: ha vinto Salvini, no, hanno vinto tutti, ha vinto Tizio, Caio, Sempronio. Ma insomma, Giorgia Meloni dice: vabbè, qui parlano di 22, 23, 24, tombola, alla fine questo andava cancellato, cancellato, cancellato proprio per permettere alle attività di lavorare in libertà fino all'orario dell'una di notte, delle due, il ristorante che chiude quando cavolo vuole. Quando non ci sono più clienti, non quando. Ragazzi, signori, alzatevi tutti, via, 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 questo è il conto, via, via, perché dobbiamo chiudere, no? Dobbiamo chiudere. Beh, insomma, una misura che Fratelli d'Italia ritiene inutile, dannosa e per questo da tempo ne chiede l'immediata abolizione. Ci auguriamo che dopo numerosi tentennamenti il governo prenda la giusta decisione. Non va posticipato, va tolto immediatamente, basta perdere tempo, scrive su Facebook Giorgia Meloni. Ma alla fine, nonostante i numeri che sono calati, gli italiani restano in casa ancora per qualche settimana. La sinistra al governo è rimasta l'unica ad aggrapparsi a una misura insensata e illogica come il coprifuoco. Ora basta, lasciate lavorare le attività degli italiani normalmente. In caso di mancata abolizione sono prevedibili nuove polemiche per il semplice spostamento di 1 o 2 ore. Beh, insomma, diciamo che questa è la soluzione proposta e uscita ieri dal Consiglio dei Ministri. Intanto Giuseppe Conte sarebbe stato, diciamo così, fregato, tra virgolette, da Mario Draghi e Peppe Grillo. Peppe o Beppe? Perché i suoi fedelissimi, i fedelissimi del Giuseppe, sono stati mandati via. Beppe
no? Come l'ultimo, il capo dei servizi. Conte ha dei discreti problemi anche se finge che non è vero. L'ex premier torna a parlare in pubblico all'assemblea di Articolo 1 cercando di rassicurare anzitutto se stesso sull'alleanza fra il Movimento 5 Stelle, PD e Liberi e Uguali in vista delle prossime elezioni amministrative. La verità, e come ha fatto capire anche Enrico Letta, non esiste alcuna alleanza strategica o intesa assicurata, perché alle elezioni amministrative andranno ognuno per conto proprio. Beh, così, probabilmente alle elezioni comunali, chiamiamole così, anche se sono comuni enormi, 5 Stelle e PD hanno veramente pochissime possibilità di vincerle, anche in parte, perché se hanno un candidato comune è un conto. Ma se vanno divisi un candidato 5 Stelle, un candidato del PD e un candidato dall'altra parte del centrodestra unito, Berlusconi, Meloni, Salvini, Lupi, come si chiama quello di Genova? Toti, quello di Genova, Toti, ecco, probabilmente perderanno, oltre che hanno perso già il 75% delle regioni italiane, perderanno, credo, tra il 75 e il 90% la guida di questi 1.000 comuni dove si va al voto. Quindi si prepara il terreno, no? La maggioranza dei comuni in mano al centrodestra, la maggioranza delle regioni in mano al centrodestra, per poi arrivare al governo del paese. Naturalmente, se Meloni e Salvini non deluderanno il loro elettorato, nel prossimo governo, che sarà probabilmente a guida loro, possono ambire a fare poi altri 5 anni, cioè a fare una serie di governi, un po' come la Juventus che ha preso 9 scudetti di fila, se non sbaglio. Ecco, anche il centrodestra potrebbe fare diversi governi di centrodestra per un bel po' di decenni, no? Come cantava Minghi, decennio che verrà. Vabbè. Insomma, non sono molto allegre le canzoni di Amedeo Minghi, però sono belle, mi sono sempre piaciute le canzoni di Amedeo Minghi. Vabbè, che non è Minghi quello di Striscia la Notizia, no? No, non si chiamava Minghi, vabbè. Insomma, arrivederci a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti.